Sabrina Ferilli. Grazie. Sono molto felice di stare con te. Poi mi vuoi bene. Io ormai vedo da quello che fai te me e anche i miei difetti. Sai, ogni tanto cammino e mi imbarazzo, dico, oddio, così Virginia mi imita, ma no, come cammino? Non è vero. Mi rivedo. Ma quindi... figurati se io sto lì a fare cose. No, non è assolutamente così. Persino l'applauso così. Dico, ma perché io applaudo così? Ci sono stati quelli di casa mia che mi hanno guardato, mi hanno detto ma perché applaudi? Ma è vero, ma è una cosa, una scimmia applaude così. No, non è una scimmia. Cioè, nel senso che tu lo fai forse perché mi sembra che suona di più, quindi è più generoso. Ma perché fa come Gypsy Kings? Una cosa è così. Facciamo tutti così, per favore. Lo senti il suono più forte? In effetti è meglio. Fidati. Comunque, insomma, qui si continua a giocare. Fondamentalmente facciamo che io ora tu puoi diventare qualsiasi ma cosa. Ma perché devi sempre più... Vado dietro? Mettiamoci... Ah sì? Scusa. No, perché poi perché mi giro tre, cioè, e mi dicono, ma a Filippi... Così. Sai, dicevo, insomma, sì. Facciamo qui, si gioca... Si gioca, facciamo le... Possiamo... Che facciamo? Possiamo? Possiamo sperimentare qualsiasi cosa, nel senso che tu al cinema hai fatto tutti i ruoli possibili e immaginabili, hai fatto la donna sexy, la madre, la figlia, personaggi storici, qualsiasi cosa, insomma. Mazza, come dici bene, storici, sembri manco romano. Mi sta più per... No, però giuro che storici... Sabrina, pianti, per cortesia. Non è una stupidaggine, storici. Dicevo, lo dici te, la Gruber. Storici. Ora penso. Con la storici. Storici, perché mi dicono sera. Se no cado nel romano. Tu come appunto. Fai a non cadere nel romano? No, io ci casco proprio che è una meraviglia, però non allora quando uno fa attenzione, cioè so quello che bisognerebbe fare per non cadere. Esatto, mi rilasso non lo faccio. E parlo così pure io. Oh. Quindi... Volevo sapere se c'è un ruolo che non hai mai fatto. C'è un ruolo che non hai mai fatto, dai. Beh, l'uomo. Ottimo. Ottimo? Quindi tu vieni con me e ti porto, vieni a uominizzarci, ci andiamo a uominizzare. Fidati. Ragazzi, siete testimoni della scommessa. Ti faccio qui. Compagnia, divento uomina anch'io. Uomina. Vieni su. Perché secondo me è strano, perché ovviamente, essendo diciamo l'emblema della femminilità, Sabrina, in uomo, adesso vieni qui, perché qualcosa c'è qua dietro. Staremo a vedere, Vieni. Allora, ecco, per esempio, scegliamo i vestiti più maschili che ci sono. Questa che dici? Questa mi sembri un becchino, tutta nera così. Vabbè, allora la cambio. Sto pantalone invece, guarda il pantalone, che dici? Ma non lo vedi questo che taglio strano? Questo ti fa un culo come un ippopotamo. Ecco. No, non cambia. No, via. Questo lo levo. Allora, per carità, ippopotamo, no. Questo. Ah, questo, bella quello. Allora questa. Questo. E quello è bellissimo. Bellissimo. Sei proprio maschio così. È giusta? Madonna, stai benissimo. Perfetto? Benissimo, proprio uomo. Proprio come se... Uomo. Vero proprio uomo. Stai benissimo. Cose qui, certo, vedete, vabbè. Vabbè, che se non si vede, non ci avevi mai giacca. Andiamo a fare cose da uomini, va. Via. Ah, pure la camminata? È un po' sì, da. Hai visto dove t'ho portato, sì? A Bisca? T'ho portata a Bisca. E che fanno? Giochiamo a biliardo? Giochiamo a biliardo, che fanno i maschi, lo fanno. Certo, e mo vieni a me. Se giochiamo una cena, no? Fai come Spalletti quando cerca di spiegare il gioco a tutti. Hai capito, sì? Capirai, tanto è l'ultimo anno che glielo spiega, secondo me. Brava! Hai capito? Namo giù, ah! Namo. Bravo. Vabbè, ancora abbiamo finito le scale. Poi quando arriviamo giù siamo proprio maschi. Qui è in transizione. Namo Luigi. Ti piace Luigi? Luigi ci chiami tua madre. Ma perché? Come ti vuoi chiamare? Alessandro. Io come mi chiamo? Lungo il nome. Beh, ma per te è facile. Raffaele. Vai, Raffaele. No, Alessandro. Hai capito? Ma sei pronto? Hai visto? Ho fatto trovare tutto apparecchiato.
Ma sei proprio un genio, proprio sì. Solo amico mio potevi essere. A voglia? Senti, quale secca prendi? Più questa. Quella, quella... Mi ricorda un po' giallo rosso. Capirai. Capirai. Spacca, spacca, va. Spacchi te. Certo. O sai usare il gesso? Come vado un buca io? Chi ce va? Ultimamente non mi pare, comunque. Ma questa è un'impressione a te tua. Buca. Tu sei stata sempre troppo gelosa di me, no? Geloso? Oh, yeah. Ma san vedi, oh. Beccate queste. E due quali sono? E viene o... E mezze... E mezze. Rigate come io rigate come le penne. Io e mezze rigate. E mezze rigate, sì. A dente, famo. Meraviglioso. Allora... Vai, vai. Vai che stasera è bella, eh. Stasera è bella. Senti, vai, Raffaele. Devo mettere per forza qui, Alessà. Io allora vai. Viene, eh. Senti, ma... Dai, guarda che proprio. Pippa. Vabbè. T'avevo detto. Ho capito, il primo tiro. Hai visto la Roma ieri? Hai visto, sì. A Roma che ha Juventus, tre pallini gli ha fatto. Sì. Che dovevo vedere? Vabbè, ho capito. A che te riferivi? A Lazio 3 ben affatto. Lo sapevo. E forza Lazio! Guarda, mi hai fatto pure sbagliare. Allora. Forza Lazio! Ma tu ancora non hai capito che per noi romanisti la Lazio non è una squadra che ci abbiamo tanto a cuore. No, beh. Fammi le prove che la Lazio e poi dopo vince la Juve. E dai. Dai, Rira. Non è che intanto se può per tutto, dai. Dai, vede con sta stecca, che manca la tieni dritta. Andiamo. Allo stadio c'era... Tiro io, aspetta, devo tirare, no? Ma come tiri? E che ne so, aspetta. Devo arrivare... Questo è bello, questo è bello, guarda. Yeah, guarda che tiro che te sto a fare. Ma... Mamma... Eh? Si fa così? Ma come... Ma che... Aspetta, lo so fare! Ma t'avevo detto, sei un esibizionista, lo sai, Raffa? Mi incomincia a far paura, non ti vedo da un mesetto, ma la cosa è peggiorata, eh? È tanto che non ci vedemo, Alessà, te volevo chiedere sta cosa, dimmi. Sai? Cioè, te volevo raccontare sta cosa. Se devi, ma perché devi rompere le palle in tutti, sguarda? Vabbè, ah, basta che bambuca, mo pure se cascava di sotto, fatta affari tua, bambuca, no? Una volta ce la mandavi. Senti, ma ieri allo stadio, dico, c'era una. C'era una con Dubois. Ah, sì? Buona proprio, tipo... Tipo la Frilli, sai? Sai quei tipi tutti, io c'ho il calendario. Quanto sei coatto, proprio. Ma coatto... Oh, c'ho un agosto indimenticabile. C'è un agosto... Oddio, che sudata, eh. Hai visto? Oh, mamma mia, stava, Raffaele. Stava con uno, stava... Ma con chi stava? Chi... Con uno mezzo... Ma mezzo dall'altra sponda. Ma per forza. Mezzo ormai dall'altra... Guarda che le belle donne... Andate in buca! Stanno questo. Solo con quelli... Hai capito? Lo sai, sì. Tu vedi più una bella donna con un uomo vero. No. Ci cascano tutti con questi che hanno sti vizi. Infatti, ci stanno. Che poi io c'ho le... Guarda che liscio che hai fatto, ma. Ci comunque, no, ma lo sai che c'è? Che. Azza, come fai il casto per me, vabbè, ma tu mi parli di sesso. Te concentri. Te confusione. Che mi te concentri, no? Dico che praticamente. Che dici? Dicevo che questi qui che dell'altra sponda, che poi io non c'ho niente contro di loro, perché sono carucci, chiacchi, cioè gli manca la parola. Basta che stanno al posto loro, però. Amparmo. Amparmo nostro, è al posto loro, ma non ci stanno al posto loro. Non vedi che non ci stanno? Ma non ci stanno, no. Comunque le donne sono tutte uguali, va. Lo sai come si dice a Roma, no? Ci sono le zozze e le pure. Le zozze sono zozze e le pure pure. C'hai ragione. E poi a noi ci piacciono le zozze, eh. Pure. Raffaele. A noi è pure, proprio non ce ne frega niente. Che ce fai che è pure? Ma figa, che ce fai, va? Tira, va. Yeah. Guarda, ho pio come un lucinetto. Infatti c'è qualcosa... Bisogna... Faccio buca. Ma t'ho detto, mi serve solo un attimo così de fa... Lo sai che c'è? È che a me mi piacerebbe trovare una... C'è una un po' come... Ecco, una come te.
Che c'ha lo stesso rapporto nostro, capito? Come donna, dici? Come donna. Una un po' che c'ha la personalità tipo te, sai che siamo amici noi. So. Che... Ma pure a me mi piacciono quelle donne con un piglio un po' maschile, un po' maschile, volitive, infatti. Magari con due belle spalle aperte come le tue. Ma infatti sì, ma poi con la complicità che abbiamo noi, capito? Con quel tipo di trasporto, di intesa, Raffaele, ma non è facile. A trovarsi una donna come te, Alessà, è proprio quello. Ma non le troviamo, non è inutile. Una con due belle cosce, un po'. Per forza. Belle chiappi che. Un po' pelosa. Che... Ma capito, sto lì, fa... T'ho fatto lì, ma sei delicato, Alessà. Dico una bella, capito? Una bella, capito? Ma cioè... quanto dura? No, dico, per fate capire, oh mamma mia, fate capire. Ma pure a me mi piacerebbe trova una, ecco, ti dico come te. Alessà, te lo devo dire. Lo sai che io per te diventerei pure da Roma. Oddio! Terribile.